mangiato. C'è Slama Doc. Vabbè. Ah, un cavedano che concede la rivincita. Non succede spesso, eh? Avete visto che l'ho visto lì a monte, che era sotto la sponda, ma avevo già capito che era mezzo allarmato e stava scendendo, infatti dopo poco si è messo a scendere e l'ho visto entrare lì sotto. Per la verità ne ho visti entrare due, probabilmente un altro era postato sempre qua in zona e quando ha visto scendere l'amico è sceso anche lui. Primo lancio che ho fatto l'ho sentito e l'ho ciccato. Secondo lancio l'ho ferrato ma si è slamato subito. Rifatto l'innesco, non ci speravo molto, però ho tenuto la telecamera accesa, sì, tutto acceso. Boh, provata anche questa Maxima, che come sempre vanno bene, 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 bene. Questa è dell'amico Carlo, che mi ha mandato una Daiwa, argento e rossa, una 5 metri che ho provato qualche giorno fa e poi sono venuto a provare anche questa. Wow, dai che non ti tocco neanche. Avete visto il palino da 0,60, il nylon è bello spesso, è un 0,23, ma funziona lo stesso anche per cavedani. Ma che bel papagnone, dai, torna a nuotare. Ciao, bello, 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 guardate che spettacolo, adoro questi pesci. E ha mangiato due volte, adesso non so se è sempre stato lui o lui e un suo amico, però bene, 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 bene. Proseguiamo la ricerca. Ciao ragazzi, ciao Carlo.